è pronto il progetto per il termovalorizzatore di Roma. L'impianto da oltre 700 milioni di euro che sorgerà nella zona urbana di Santa Palomba serve a trasformare i rifiuti in energia. Il piano, di cui si attende la messa a bando, trasformerà ogni anno 600.000 tonnellate di indifferenziata. L'impianto, secondo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, vedrà luce entro il 2026. Stiamo procedendo spediti secondo la nostra tabella di marcia per la realizzazione di un impianto assolutamente indispensabile per colmare il gap che abbiamo verso tutte le altre grandi capitali. L'entusiasmo del Campidoglio però si scontra con lo scetticismo dei residenti di Santa Palomba. Di fatto bruciare i rifiuti oggi è un crimine ambientale perché è contrario ai principi dell'economia circolare. Si tratta di un'impiantistica superata e dannosa per l'ambiente. Ma non tutti i romani la pensano allo stesso modo. Per il termovalorizzatore assolutamente, e non credo che inquini se è un'ultima tecnologia. Empatizzo però con le persone che magari si trovano nel luogo dove poi verrà costruito, perché capisco che potrebbe, diciamo, essere anche un punto a svantaggio.